Lui è Eddie, la nostra guida un po' fuori di testa che come prima esperienza in code ci ha fatto fare un percorso un po' ambizioso. Tra strade un po' troppo pendenti, salite non proprio per principianti, pause fisiologiche e una discesa un po' troppo ripida e dissestata per le nostre abilità. Ma partiamo dall'inizio. Volevamo esplorare Bansko in un modo un po' particolare, quindi ci siamo imbattuti in Eddie ed eccoci qui a fare la nostra primissima escursione in quad. Il percorso parte normalmente su una strada asfaltata e non avendo mai portato un quad in vita mia, cerco di iniziare a prenderci la mano prima di addentrarci in strade non asfaltate. Ma in men che non si dica, e soprattutto prima che riuscissi a prendere un po' di confidenza in più col mezzo, iniziamo ad addentrarci in strade pietrose. Ma per fortuna, fin qui non noto nessuna difficoltà in più rispetto al tratto precedente. Ma rimanete fino alla fine del video perché vi assicuro che il bello deve ancora arrivare. Come ad esempio la risposta alla domanda: riusciremo a fare questa salita la nostra prima esperienza in quad su un mezzo biposto e con un passeggero? Oppure cadremo e spaccheremo tutto? Beh, lo scopriremo brevissimo. Adesso torniamo al percorso semitranquillo di prima. Come avrete già visto, eravamo soli in questa escursione e oltre alla guida non c'erano altre persone insieme a noi. Questo perché Bansko è una città molto famosa tra i nomadi digitali, ma è anche vero che è molto più gettonata d'inverno vista la popolarità dei suoi impianti sciistici. E visto che qui, come potete vedere dalla bellissima giornata che abbiamo beccato per questa escursione, eravamo ad agosto, in città non c'era quasi nessuno. In questo momento la nostra guida sta osservando come ce la caviamo col quad per decidere il percorso da intraprendere in corso d'opera. Ma posso assicurarvi che, come avrete già capito anche voi, la sua valutazione è stata un tantino azzardata. Qui, ad esempio, non mi aspettavo questa risposta del quad alle pendenze e quindi ho perso il controllo. Ma per fortuna qui, al contrario di altri punti in cui passeremo, non c'era alcun dirupo e quindi dopo un paio di manovre di assestamento siamo di nuovo in pista e pronti a continuare questa avventura. Oltre agli sport invernali come lo sci o lo snowboard, Bansko ha tantissimo da offrire anche agli appassionati di off-road, data la vastità dei percorsi che vanno dai più facili per i principianti come noi che non hanno mai messo piede su un quad, ai percorsi un po' più difficili per gli esperti che cercano sfide un tantino più adrenaliniche, oltre naturalmente a tantissime altre attività che la città ha da offrire. Nonostante sia una meta molto invernale, noi abbiamo scelto di passare il mese di agosto a Bansko perché cercavamo un posto non troppo caldo ma comunque non troppo freddo in cui passare l'estate. E il costo della vita in questo periodo vi assicuro che è anche molto molto basso. Noi ad esempio per una stanza con cucina inclusa situata in un resort con due piscine, una interna e un'esterna, abbiamo speso 500 euro in totale, utenze incluse. Se ti interessa approfondire l'argomento, ne parliamo meglio in questo video qui su, in cui raccontiamo la nostra settimana da nomadi digitali a Bansko. Abbiamo appena fatto una pausa, la strada è abbastanza impetuosa. Diciamo, ci sono tanti sassi e a volte ci sono dei ruscelli, però Anto se la sta cavando bene. Si riparte. L'esperienza è interessante perché i passaggi sono magnifici, ma credo che sia il mezzo più ostico che ho guidato finora perché sono abituato a guidare sia la moto che la macchina ed è come se fosse l'unione di entrambi, ma è totalmente diverso da entrambi. Stiamo continuando il giro, Manina si è messa alla guida, che adesso è un po' più asfaltato, quindi vediamo come va, però inizio super ottimo, quindi siamo contenti, la vista da qua è stupenda. Adesso stiamo facendo quelle salite in fondo. La guida mi ha detto che dobbiamo prestare il gas a lot, quindi un sacco. Vediamo come va. Ready? We are ready. Pronta? Tieniti bene.
via. Ok, siamo appena caduti, siamo risaliti dopo essere caduti, per fortuna non ci siamo fatti male, però è stato un pochino spaventoso. Appena finito. Se questo video di un'escursione un po' particolare alla Banska vi è piaciuta, lasciateci un mi piace per supportarci e condividete questo video con i vostri amici che dovrebbero fare questa escursione. Noi ci vediamo al prossimo video.